Bene, la registrazione è avviata, quindi possiamo iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti in questa commissione. Allora, la commissione di questa sera avrà come unico punto all'ordine del giorno un'esplicitazione di indirizzo favorevole ai fini della stipula di una convenzione tra i comuni per il ricovero, la cura e la tutela di alcuni animali randagi recuperate o rinunce di proprietà nel comune di Soragna, presso il polo integrato degli animali d'affezione del comune di Parma. La riunione della commissione avrà, come al solito, luogo in videoconferenza. Rispetto ai criteri fissati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 18 marzo del 2020 e ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge del 17 marzo del 2020. Io do immediatamente, si è collegato anche il consigliere Massari, quindi siamo tutti presenti. Do Sì, chiedo scusa immediatamente per il la. ritardo. No, prego, prego. Do immediatamente la parola all'assessora Pace, così ci dà indicazione su questa delibera. Sì, buonasera a tutti e tutte. Allora, è una delibera che noi abbiamo già fatto in passato e si rifà a quelli ai sensi delle leggi regionali e nazionali che danno praticamente in carico ai comuni l'onere di stabilire il ricovero e la custodia temporanea dei cani che sono in randagi o che insomma vengono trovati in qualsiasi altra situazione. E non tutti i comuni, soprattutto i comuni piccoli, riescono a costituire un canile o un gattile così come lo abbiamo noi, e quindi la legge gli dà la possibilità di chiedere e di fare, di stipulare una convenzione con comuni capoluogo di provincia come il nostro, per il ricovero temporaneo di alcuni animali. Il comune di Soragna ha uno storico, ci ha fatto un'richiesta specifica riguardo a questo, per stipulare una convenzione e ha uno storico di circa un paio di cani all'anno che vengono ritrovati sul suo territorio. Quindi abbiamo predisposto questa delibera per dare poi seguito alla convenzione. Alla delibera è allegato lo schema di convenzione che verrà poi. Se la delibera è approvata, verrà stipulata successivamente. Quello che viene definito in questa delibera sono gli importi che il Comune di Soragna verserà al Comune di Parma per l'ingresso dell'animale e per il suo sostentamento giornaliero, che sono in pratica 170 euro. Per l'ingresso che serve a fare profilassi e terapie per ciascun animale e 5 euro al giorno per la presenza in canile. È stato disposto un numero massimo di 4 cani che potranno essere ospitati all'interno del nostro canile, che possono venire appunto da randagismo o rinunce di proprietà. Che altro? Ah, vabbè, la convenzione prevede ovviamente la custodia, il mantenimento, l'assistenza veterinaria di questi animali e a fronte, insomma, del pagamento di cui vi ho parlato prima. Questo è quanto. Bene, grazie Assessora. Quindi possiamo dare spazio agli interventi dei consiglieri. Era, diciamo, una delibera uguale, l'avevamo già fatta per il comune di, non mi ricordo adesso. Oddio, sì, sono altri due comuni che sono Altri già due comuni. convenzionati con Noceto, mi noi. sembra. Ceto Sembra sicuramente. Sì. Noceto e Collecchio. No, E Noceto Collecchio, sì. è Varano, Noceto e Varigna. Varano. Bene. Posso chiedere la parola? Sì, prego, consigliere. Non ho letto, non ho avuto la possibilità di leggere la delibera. Da quando partirebbe questa convenzione? E nel momento in cui viene approvata la delibera in consiglio, poi ci sono i tempi tecnici di registrazione della delibera e Sì, subito dopo ho capito.
No, pensavo fosse fissata una data a far tempo, da non so, al 1 giugno, 1 ottobre, no, immediatamente esecutiva. No, io non la vedo definita qui, io ho un immediatamente eseguibile per quanto riguarda la delibera. E, ecco, una cosa che non ho dimenticato è che vale per 2 anni la convenzione e può essere rinnovata di anno in anno con su richiesta, per un massimo però di altri 2 anni. Ok, quindi grazie. Totale 2 più 2, 4. Bene. Altri interventi? Io non ne vedo, comunque sì, la delibera è una delibera abbastanza semplice, una delibera che si basa su altre convenzioni che avevamo fatto di accoglimento degli animali randagi. No, io non vedo nessun altro consigliere che chiede la parola, quindi direi che possiamo chiudere qui la commissione e la delibera verrà portata nei prossimi consigli comunali, non so se quelli della prossima settimana o quelli del 27 al massimo. Mi è stato detto probabilmente il 21. Il 21, sì. Anche perché l'ultimo consiglio comunale è il 27, poi il 28 non si possono più portare delibere di questo tipo. Va bene, vi ringrazio, vi ringrazio a tutti, è stata una commissione molto veloce. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.